nel precedente episodio di Lucius. What? You're gonna die, bitch. Che brutta faccia che ha. Flega! Ciao belli, nuovo episodio di Lucius, di Prendi Gioco. Luca, 11 settembre 1972, sul film del rasoio. Amare il figlio del rasoio. Sapeva che Ivor era alcolizzato? What? Come? Ok, beh, M, prima dove dobbiamo andare? M, dobbiamo scendere sempre il solito percorso. Mamma! Ma come corri a fare la sgambetta? Sì, è giocato abbastanza. Sì, adesso due. Ti devi fare i cazzi tuoi. Capiti? Ok, M. Sto sbagliando, devo salire le scale. Lucius! Ciao, sono figlio di Satana, però non so come passare la cosa. Esatto. Allora. Oh, è apparsa una credenza misteriosa. Devo andare a sinistra, prendere le altre scale. Ci sono altre scale? Ancora. Qua? No. Ma che cazzo? Sono ubriaco il gioco. No, allora devo sto andando bene. Giusto, giusto. Certo che capito, c'è un quadro che gli dai poteri e un altro che gli dai soldi. Vedi, no. Sì. What? Spena, no, premiamo. No. Allora, esci nella stanza e vediamo. No, no, vai qua dentro. Poi premiamo. Mi ci devo tornare indietro. Ma che cazzo sta succedendo? Sta ubriaco. Chi sa chi è? Aspetta, vedi qua dentro? Sì. Come sente che qua? Tizio c'è. Ciao! Eccolo! È lui, signori! Chi è questo? Il macellaio? Hai una madre già c'è! Cioè, un macellaio in casa! Ciao Lucius, ma sai che non dovessi essere qui, crepa! Almeno tu dovessi essere qui. Gentleman sta sempre qui dentro, come faccio a levarlo di mezzo? Una luce. Ho un coltello in mano. Ho un coltello in mano. Ah, possiamo rompere la luce, però mi guarda. Quindi come devo fare per nascondermi, tipo? Ci stanno le scale. Due. No. Non qua. Aspetta, dietro, vedi se quando dietro arriva il balcone. No, è qua dietro, mettiti qua, secondo me non ti vedo. È successo qualcosa? Perché non riponi? Boh, non saci. Abbassati, prova ad abbassare. Non si abbassa. Uccidi, no, non ci si è. No, allora metti dietro le scale, vedi? Dovrebbero vedere, Di questi taglia le mani solo lui e muore di sangue. Come faccio a tubare senza le lampadine? Che il portiere prima stesse cambiando le lampadine. Ma non ci abbiamo lampadine. Subito tesoro, ce l'ho. Ti, guarda un po' servizievo, già ce l'avevo. Che culo. Perché non crepi nel sonno? Ah, ok, quando sale sul tavolo. Ok. Salito in cima alla sega. È il mio. Ma infatti ci sapeva. Ma questo secondo me ce lo trasciniamo così, o squartammo proprio. Va! E che devo fare, mo? Devi aspettare. Boh, prova ad uncinarlo. Prova a segarlo. Non so che devo fare. Ma questa era la dei cinesi? No, o era l'altra? Boh, ma ricordo. Prova a cambiare potere. Non so che minchia devo fare. Ha detto che lo devi ammazzare adesso. E lo so, ma c'è uno scatolo tesoro, ma... Prova a prenderlo, tipo, a puntare su di lui. Con la telecinesi? No, nemmeno... Ah, aspetta, questa cosa mica si muove, sti ganci qua, tipo... Non è che ci sta qualche bottone, tipo, fa parte tutto. No, dentro, non fuori, non credo fuori, sì. Vedi, sta qualche bottone. Aspetta un attimo, calma! Qua? No. Oh, non lo so. Lucius, come lo devo ammazzare? Un mese. Oh, ma aspetta, adesso sono uscito dentro. Abbassa. No, abbassa. Abbassa. Cioè, la tengo questa cosa, abbassa. Ah, poi stavo dicendo ammazzami. Però come? Non lo so. Ok, salito in cima alla sega. È il mio momento. Ma può fare che?
Però si può essere dove sta scritto Danger. Dove sta scritto Danger? Cioè dietro a sto... qualcosa là, esatto. Ok, aspetta. Ice! Grande buca. Crepa? Ma che brutta fine che fa. Puoi sentire i tuoi poteri influenzare l'oggetto. Dici tu? Okay. Questo fa una bruttissima. E lo segnano. Poi dobbiamo vedere solo se è più bellino lui o i maiali a punto. Slalom! Qua di faccia! Sezeng! Meno alla sua, cazzo! Alta, papà, da giacire! E poi si è aperta la tele con una noce di cocco. Come noce di cocco! Muah! Papà, ne ho ucciso un altro! Yeeeh! Potenza, che lo segga! Papà, 18 anni, la macchina! Papà, 18 anni, ma ci uccidete, certo! Certo, è filmato. È una situazione ridicola, sì. Preferisce che la lasci nelle mani dell'FBI? Mi occuperò io di trovarne una, senatore. Con o senza... Prima o poi finirà la gente in questa casa. Poi comincerà ad uccidere i vicini. Esatto. Un McMuffin, come cazzo si chiama? McGuffin, McMuffin, McCanada. E sarà su tutte le copertine. McDonald's. McCarina. E che si rispetti a un caso irrisolto. Un'indagine maledetta. Quanta morte a 4 mesi? Una morte al mese, signori. Record che nemmeno un serial killer. Una volta ogni cosa faceva pensare a un incidente. Ma quella successione di tragedie non aveva ancora senso. Nessun sospettato, nessun possibile movente. Nessuna pista da seguire, non mi restava che aspettare. E così successe. E così successe. Ricevetti la quinta chiamata. Era la quinta chiamata da quella casa maledetta. La chiamata da quella casa maledetta. Ma stavolta era diverso. Stavolta era diverso. Addirittura. La quinta vittima era stata assassinata. Qualcuno ha commesso un errore. Antonio. Antonio, sei stato tu. Il pizzetto traditore. Ma mamma, è buon Antonio. Dolce veleno. Poi un giorno mi spiegheremo. Un giorno mi spiegheremo perché è morto Antonio. E come è morto. Ok, signori, dobbiamo uccidere due persone. Mua. Where I have to go? Sempre qua. Olli. Ciao tesoro. Max. E poi in realtà stiamo facendo risparmiare gli stipendi al padre. Sì, infatti. Non ne capite, tutta una questione di... Ciao! Parla, va. Sono impegnato adesso, non adesso. Oh! Oh, oh, ma perché mi dispiace, per me? Te lo giuro, papà ha detto che non dovevo morire, adesso ti uccido io. Ok. Agnes, la più miserabile di tutte, la cuore del suo peccato capitale, sarà la sua perdizione, trova il modo di farla patire. Devi affogare! E la muraglia la tagliamo! Sì, questo amore tipo, guarda caffè. Tieni, chiamo un bacio. No. Allora, lei deve crepare con un coso nel cannarone. Ok. La dobbiamo ammazzare, la dobbiamo avvelenare. Sì. Penso di sì. Ah, quello la facciamo mangiare fino a morire, mi detto che cosa. Che dobbiamo fare? Ma lì, scala dei vecchi. Nonno! Buzzi. Agnes vuole che io mi liberi di quel dannato prima di Natale, giuro che pagherei per vedere quella balena in piedi su una sedia. Ah! Premi Q, attenzione! In piedi su una sedia. È aggiornato, aggiornato, aggiornato! Però non. Prendere una bottiglia di vino del 33, ma che ci preghiamo a sì. Veleno per Topi, se lo prendo adesso mi scopriranno, devo tornare quando gli altri dormono. Quindi a nanna, signori. Ok, andiamo a nanna. Papi cocco. Sale Lucius. Madrefico. Spero che si resta sempre uguale. Scusa, mi sento un po' sicuro. Ma cosa c'è il suo panciotto preferito? Papà, gli ha dato la sua cazza, grazie. Nessuno ha tempo per lui, poi dicono che uccide la gente. Quindi tu lo si deve far notare in qualche modo. Che cazzo sto facendo? È questo, aspetta. No, vieni qua. Grazie. Lo si deve far notare in qualche modo. Ok. Vai, scendo giù. Portarle da mangiare e fare mille cose con te. Parla, va. Ciao, Giovita. Ma tanto tu muori. Questo è McChiaffin. Questo è McChiaffin. Terence. Non c'è niente da temere. No, ma infatti. Non ti mangio. Tu non morirai. Ok. You're the chosen one. Dove cazzo dormi tu? Qua.
qua mi sembra. Sì, tanto ti efficazza. No. Cosa è successo? Quando si può andare, allora di qua. No. No. Aspetta, ma vedi sulla mappa lì? No, devo andare al naso. Il naso mi dice che è di qua. No, allora mi sa che merda, ti sa che devo vedere la mappa. Di qua, di qua, di qua, di qua. Vai. Di qua. Da qua. No, via. Ho aperto più porte che. Oli! Ananna! Siamo riusciti ad arrivare. Sei andato via per tutto il mezzo di notte. Ci ho messo più tempo per arrivare nella stanza che per dormire. Ok. Bello queste cazzine in cui ti dici solo che hai dormito. Devo stare attento, qualcuno mi vede sveglio e mi manderà a letto. Fuck! Non lo puoi uccidere tipo sei figlio di Satana, no? Sei figlio della mignotta. Aspetta, io c'ho la torcia, F, ok. Ma non ti devono vedere mentre la torcia. No, giusto per vedere dove cazzo. Sta puttana. Mamma mannaggia, io devo uccidere persone, tu rompi. Vedi dove dobbiamo andare. Tipo se mi nascondo qua. Mi nascondo qua, aspetta. Mi ricordo Amnesia sto fatto quando ci siamo Non posso vedere fuori tipo che ci sta. No, ma vedi almeno la mappa, vedi la mappa, vedi la mappa. Non ci sta cazzo. Scritto un cazzo! Cassetti. Ma dove cazzo siamo? Ok, ti guarda male a muro. Ma tipo è la stanza della mamma. La luce. Ciao mamma, non è come sembra! Dobbiamo uscire. Sono solo tastando i reggiseni. No, devo andare a prendere qua, mi sa, però vabbè. Devo andare a prendere il veleno. Ah, io dobbiamo andare a prendere il veleno. Allora non è per di qua. Era sopra, no, era per l'altra porta, tipo. Ma fa attenzione se una porta che si aprì. Vai a letto, Lucius. Lucius, no, rompe il cazzo e vai a dormire. Ma mamma, io veramente ti faccio uccidere. No, ti relaxi. Vedi dove devi andare. Non me la porta sulla mappa, dove minchia devo andare. Tu non ti ricordi dov'era? No. Io posso ricordare tutto io. Sì. Ah, boh, non è qua. Proviamo a scendere, magari. Forse di qua. No, guest room. Ah, boh, se ti fa scendere, lo sci. Infatti. Scommetto che posso andare per di qua. Sorry, sorry. Quando mai? Stadio di merda. Ah, aspetta, la porta. No. Ok, non di qua, mi sa che devo uscire fuori addirittura, lo sai? Vero? Vero? Ah, un po' della fresca notturna, non fa mai male. Di qua posso andare? Sembrerebbe di no. No, secondo me è perfetto. Chi cazzo sei tu? Lo so, strangolo della volata di cinese. No. Chi cazzo è? Ma che chiattin? Chi è? Aspetta, rompi. No, la luce, la luce. Luce, aspetta un attimo. Ecco, infatti, ma di potenza. Non ha. Ah, poi c'è il flashella di sopra, l'avevo già visto, ma c'è più giri. Ma che? Quello. Ok, via, via. No. Grazie, via. Apri! Spera la porta, se no. Ah, no, ok. Altro che Outlast. Sì. Oh, mamma mia, sei stato in merda. Attenzione. Che cosa? Oddio. Non di qua? No, no. Where is the. Ma c'è proprio scherzo. Guarda senza orientamento, c'è proprio cagato. C'è un orologio appendo. Ah, è qua, di qua, di qua, di qua. Mucca, per trovare sto poco di veleno. Veleno! Oli! E ora? Dobbiamo avere il cibo, tipo un topo che passava, ecco. Ah, lui va a dormire, a meno. Short proprio. A meno non abbiamo fatto tutta l'altra fila di andare a dormire. Dormo, mi sveglio e me ne vado. Bella storia. È il momento di ammazzare gente nuova! Ok. Mi calmo. Con questo veleno imparerà a pagare per i suoi peccati. Il padre sarà soddisfatto. Certo. Padre risolto. Padre eterno. Dove. Ah, era di qua. Poi apro la porta. Poi. Era. No, questo è il cesso. Era un corridoio lungo, mi ricordo. Non di qua, ma. Metti la mappa. Non mi porta un cazzo, Anthony! No. Stiamo aprendo tutte le porte. Ah, sì. Ci sarà anche gente che non vede. No, questa è la stanza, stiamo tornando indietro.
Ah, è vero. Ah no, aspetta, aspetta, si andava di qua, perché si andava dritto, ti ricordi? Io prima ho aperto già questa porta. Mi ricordo dritto. Poi di qua? Cos'è? Di quel binario 9 e 3 quarti che non si vede? Sì, si scende qua la scale. Tutta una cosa okay, così, sì, poi sì, la tizia che vedevamo lì. No, la tizia stava sopra. Stava sopra. Stava qua sopra. Sì, stava sopra a sinistra. Però mi sa che lo dicevo. Però mi sa che... No, comunque manco io mi ricordo. Troppo grande sta casa di me. Ma che diavolo? Dove scende? Crepa. Dunque, non so. Ecco, vedi, sta qui. Ah, però non aspetta. Ah, ma lei deve ancora mangiare, quindi deve andare in cucina, secondo me. E la cucina sta giù. Crepa, papà. Assaggio. Poco a poco crepa anche lui, secondo me. Mamma. Lui ci sta qualche problema con le porte. Sì, infatti. Litiga proprio. Ok, qua è dove ho preso il veleno. Non vedo che qua si cucini. Cioè. Qua la libreria. Sto esplorando un pochino la casa, però. C'è dietro, dietro. Allora, dietro. Aspetta, aspetta. Vicino alla dispensa, di solito sta la cucina. Allora. Allora. Tipo. Allora. Allora, dove cazzo devo andare? Di là, c'è la cucina, di là! Andiamo di qua. Aspetta, allora, io dove sto? Qua. Cucina, può essere questa? No, la cucina è questa. Dove cazzo faccio devo andare? Dove sta la pranzo, tipo? Dove cazzo devo andare, allora? Di C? Sto cavendo un cazzo. Vabbè, torniamo in. No, quella è il bar, no, la cucina è di là, perché se quella portava il drink, là, vuol dire che forse è il bar, vedi? Essere un allora, dobbiamo andare a questo. Essere ubriaco. Serve questo. Qua che ci sta? No, va. Utility. Vai diritto alla cucina, vedi come si fa. Aspetta, magari se esci per fuori, dico. Dici faccio. Ah, bravo, taglio, sì. Permesso. Salve. Ah, è di qua. Ma di qua. Vero? Sì. Sì, ok, a posto. Ce l'abbiamo fatta! Quando ci vuole. È più difficile trovare i posti che. Nel frattempo quello ha mangiato, ha digerito. Cagato, sai. Quello è un porco, mangia più. Ok, qua dentro, vabbè. Ah, se c'è kitchen, se c'è di qua, altri cubitali, kitchen. Metto qui. C'è un cesto pieno di pane. C'è un cesto di merda. Questo. O lì. Mica qualcuno mi ha visto? No. Ma te lo sta dicendo, non hai controllato. Dove è andata a bere. Ormai è andato. Fatti chiatta, porca di merda. Ma che bello maniglia. Devo mangiare. Questa è la colazione soltanto, signori. Fa colazione con tre hamburger. C'è il corpo fuori. Magno! Ma sta mangiando! Crema! Avremmo sbatte! Sì. Ho capito perché ha preso meno veleno per i topi. Che se la tocco. Troppa simpatia. Ma siamo in due a picchiarti oggi. Troppa simpatia. Pensa che fortuna. Che vada. Oh, sta dormendo. Controllo mentale. Mua power. Stai calmo. Ho bisogno. Comincio a sospettare un po'. Guarda. Me. Possiamo pure fare così. Tanta, la tizia è morta. Ne abbiamo ammazzati due, signori. Quindi ragazzi, come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, condividete i video preferiti e iscrivetevi al canale, altrimenti Luca viene a casa e porta sfiga, tipo. Posso fare anche il minaccioso. No, ma tu non hai visto la cosa minaccioso, vai a vedere. No, ma... Gunfio. Quindi ragazzi, al prossimo episodio di Lucius. Ciao belli!